The New Stories. La tua informazione libera. In queste ore, il cantautore Marco Castoldi, noto come Morgan, è al centro di uno scandalo per una grave vicenda di stalking e revenge porn. A causa della gravità dei fatti e delle polemiche suscitate, la Warner Music Italy ha incaricato i propri legali di interrompere il rapporto professionale con l'artista. La presunta vittima è un'altra ex di Morgan, che lo ha denunciato per averla perseguitata e minacciata insieme a un altro artista dopo la fine della loro relazione. Nonostante la denuncia risalga 4 anni fa, la prima udienza preliminare si è tenuta solo il 10 ottobre 2023 e il processo è rimasto praticamente fermo da allora. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre. Angelica Schiatti, ex fidanzata di Morgan, ha denunciato il cantautore per stalking, revenge porn e diffamazione, lamentando la mancanza di sostegno. Secondo Schiatti, la Warner Music era a conoscenza della situazione, ma ha comunque offerto un contratto a Morgan. Inoltre, altre polemiche sono sorte per alcune indiscrezioni, poi smentite, riguardo un contratto stipulato con la Rai. Anche il cantante Calcutta, attuale fidanzato di Angelica Schiatti, ha criticato duramente Warner Music Italia, interrompendo il proprio rapporto con la major. «Odio parlare della mia vita privata, ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare». La cronaca, purtroppo, parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi. Warner Music Italia, che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati, ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore, nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo, Calcutta annuncia l'interruzione di ogni rapporto e contratto di lavoro con questa casa discografica. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada. Chi si comporta così, restando in silenzio, ai miei occhi è complice. Molti artisti del mondo della musica e dello spettacolo stanno esprimendo solidarietà nei confronti di Angelica Schiatti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.